all'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Meazza di Milano San Siro, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio tra Inter e Real Madrid, valido quale gara d'andata per la semifinale di Coppa UEFA. Ma occupiamoci di questa semifinale. Brady in possesso di palla per l'Inter, ecco che gira su Mandorlini. Mandorlini al centro, ancora Brady che d'esterno tocca per Cucchi, e il giovane figlio d'arte che Castagnier manda in campo fin dall'inizio, mentre Pasinato ora in possesso di palla va in sovrapposizione. Bergomi, palla buona, ecco il traversone al centro e c'è un tocco all'indietro di Camacho, il capitano del Real Madrid, che determina il primo angolo a favore dell'Inter. Avvio di gran carriera degli interisti, buona soprattutto la sovrapposizione di Bergomi che è andato al traversone sul suggerimento di Pasinato, mentre ora Liam Brady che batte dalla bandierina toccando su Sabato. Ancora Brady effettua una finta prima di effettuare il cross messo fuori da Salguero. Ha giocato a lungo in Spagna con il Saragozza, è arrivato quest'anno al Real Madrid, ed ecco Karl-Heinz Rummenigge in possesso di palla, fermato, ma il pallone viene controllato da Altobelli, ancora Rummenigge, combinazione fra i due, a terra Rummenigge, calcio di punizione, fallo di Camacho. Brady, il suo tiro che termina di pochissimo fuori, radente, avete visto Miguel Angel che si è tuffato. Buona combinazione sulla battuta della punizione del limite tra Brady e Sabato, rivediamo. Ecco la conclusione, vedete che il pallone termina non lontano, mezzo metro circa, sulla sinistra della porta difesa da Miguel Angel. Il lancio di Sabato per un alto Belli, tutto spostato a sinistra, su di lui Sanchez in marcatura a uomo. Tocco all'indietro a favore di Mandorlini, ecco il traversone di Mandorlini, il colpo di testa da parte di Rummenigge, disturbato da Camacho, si inzuccano i due, vedete a terra il tedesco e il capitano del Real Madrid sul traversone proveniente da destra, effettuato da sinistra, effettuato da Mandorlini. Si sono scontrati in duello aereo senza cattiveria i due giocatori, ecco la palla, vedete che spiove, va allo stacco Rummenigge, salta contemporaneamente a lui Camacho, colpisce il tedesco, poi i due si inzuccano. È lo stesso giocatore irlandese che si appresta a battere mentre è affollatissima l'area del Real, ecco la palla che spiove, colpo di testa ravvicinato di Altobelli e miracoloso intervento in calcio d'angolo di Miguel Angel, occasione gol dell'Inter. Disattenta, rivediamo, disattenta la difesa, vedete che lascia libero Altobelli, il quale da due passi colpisce indirizzando proprio però nei pressi del portiere Miguel Angel, che di istinto mette in angolo. Azione nuovamente in diretta con palla che si innalza sul traversone, lancio di Isidro per Valdano, da Valdano a Butragueño. Gallego, fuori gioco di Butragueño, ma combinazione molto bella da parte del Real Madrid con questo Butragueño che dimostra indubbiamente buone qualità. Si gioca da 16 minuti a San Siro, il risultato è fermo sullo 0-0 tra Inter e Real Madrid. Ecco Marini, Cucchi, triangolo molto bello con Altobelli, ancora verso Cucchi, forse troppo profondo il pallone anche per lo scatto di Cendo che va a chiudere la strada all'interista, sottolineato comunque dagli applausi, il doppio scambio molto ben riuscito tra Cucchi e Altobelli. Brady, Bergomi, Mandorlini, ancora verso Altobelli, sempre marcato da Sanchez, entra in possesso di palla Spillo, buon lavoro, serie di finte, poi scaraventa in mezzo e da due passi Sabato non riesce a beffare Miguel Angel. Poi ecco che rivediamo, vedete Altobelli che cerca e trova lo spazio per il traversone, Sabato che tocca Miguel Angel col corpo,
E poi c'è ancora un contrasto tra Sabato e il portiere Miguel Angel, l'arbitro comandato la punizione per il Real. Inter comunque ancora vicina al gol. Bergomi, Marini, non si chiude il triangolo, sulla ribattuta è pronto Pasinato, tocco ancora per Marini, ecco Marini che dà Rummenigge ha il problema di girarsi, a terra Rummenigge, calcio di punizione dal limite proprio sulla riga, forse un pochino al di fuori della stessa, Rummenigge è stato messo a terra e ora l'Inter fruisce di questo calcio di punizione da posizione vantaggiosa. Ecco che vediamo, vedete Rummenigge controllato da Camacho, entra all'interno dell'area, esce e il fallo è di Salghero, ma fuori dall'area probabilmente. Fallo dunque non di Camacho ma di Salghero, del libero su Rummenigge, e posizione vantaggiosa per questo calcio di punizione. Sono Bredi, Marini e Altobelli nei pressi del pallone, poi si allontanano i secondi due, batte Bredi, tiro sulla barriera, poi va alla conclusione Pasinato, ancora Pasinato, e c'è in effetti posizione irregolare di Sabato e di un altro interista, Miguel Angel. Bello l'anticipo di Baresi, il colpo di testa di Camacho, l'arresto di Isidro, poi Sabato che ruba palla, la dà a Bredi, ecco il traversone di Bredi, la palla è per Altobelli che la mette a terra, calcio di rigore, travolto Altobelli da Sanchif e calcio di rigore decretato da Wörer, 25esimo del primo tempo, grossa opportunità, ecco che rivediamo il traversone di Bredi, vedete che Altobelli mette a terra di petto e viene letteralmente travolto da Sanchez. L'arbitro bene appostato decreta un calcio di rigore che mi sembra di poter definire giusto, anche perché Altobelli stava effettivamente puntando dritto verso la porta, vedete spillo Altobelli, e vedete Liam Bredi che è l'incaricato dell'esecuzione. Raccomandazioni di Wörer a Miguel Angel, parte Bredi, gol! Inter in vantaggio, 25esimo del primo tempo, Inter 1, Real Madrid 0, Liam Bredi sul calcio di rigore, concesso dall'arbitro Wörer per atterramento di Altobelli. Rivediamo, vedete il sinistro preciso che non lascia scampo a Miguel Angel, pallone da una parte e portiere dall'altra, Liam Bredi. 30 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Inter 1, Real 0, rete di Bredi su calcio di rigore. Pasinato, un po' in surplus, prova poi l'appoggio di Baresi. Ancora Pasinato, dribbling riuscito, converge Pasinato, va al tiro sul fondo. Sulla fascia sinistra c'è l'intervento di Sabato, ora Bredi. Cucchi, Mandorlini, Altobelli, bravissimo di prima, su Cucchi, bello ancora il suggerimento per Mandorlini, Altobelli, Cucchi di prima per Altobelli, Altobelli, tiro, para ancora Miguel Angel, splendida azione dell'Inter, con Cucchi in grandissima evidenza, con alcuni passaggi di prima davvero strepitosi. Lunga azione intanto di Bredi che da Rummenigge ad Altobelli, da Altobelli largo su Baresi, ecco il cross di quest'ultimo, c'è il colpo di testa di Camacho, la palla è per Bredi che si sistema trovando coordinazione e battendo coraggiosamente di prima sul fondo, applausi. Cucchi, Altobelli, Altobelli salta Sanchez, poi Cucchi si fa fermare, Lozano. Buono intervento di Bergomi, palla ancora per Bergomi da Pasinato, va al cross Bergomi e c'è la sforbiciata volante di Rummenigge che fortuitamente colpisce il corpo di un avversario, pallone quindi in angolo per il quinto tiro della bandierina a favore dell'Inter. 42 minuti nel corso del primo tempo, Inter 1, Real 0, palla riconquistata dall'Inter con Cucchi, da Cucchi a Sabato, da Sabato a Bredi, da Bredi a Mandorlini.
si propone ancora Bredi, ecco che riceve il passaggio, è libero Sabato al centro. Lungo lancio di Marini a cercare Altobelli, c'è un errore di Sanchez che poi è costretto a un fallo marchiano su Altobelli, errore di Sanchez, Altobelli che filava verso la porta, cartellino giallo per Sanchez. Prima ammonizione della partita. Protesta Camacho, ecco che rivediamo, vedete l'errore di Sanchez che salta goffamente di testa senza toccare il pallone, poi si attorciglia letteralmente su Altobelli scaraventandolo a terra. Linearità di gioco notevolissima, palla per Rummenigge che non riesce a girarsi, eccolo Cucchi, prova il destro ed è Miguel Angel che recupera all'ultimo momento la posizione, palla forse deviata, Cucchi abbattuto da fuori chiamando Miguel Angel a un non facile intervento. Siamo oltre un minuto al di là del 45esimo di gioco nel corso del primo tempo, c'è intervento falloso di Vasquez su Bredi. Cucchi, sbagliato stavolta il lancio ma Bredi ruba il pallone, consulta il cronometro l'arbitro e in questo istante fischia la fine del primo tempo.